Ciao a tutti raga e benvenuti sul mio canale. Oggi inizio una nuova carriera su Euro Truck Simulator 2. Allora, ho deciso di iniziare una nuova carriera perché oggi è il 1º gennaio e voglio iniziare proprio oggi una nuova carriera per vedere a fine anno, il 31 dicembre 2024, quanti chilometri riesco a fare con questa carriera. Cosa faccio? Principalmente questa serie sarà quasi tutta fatta in live su Twitch, che vi lascio sotto il link in descrizione, e porterò i video riassuntivi delle cose più importanti o dei viaggi più importanti qua sul canale. Quindi se volete seguirmi, lasciate un like e iscrivetevi e seguitemi anche su Twitch. Allora, prima di iniziare, voglio solo mettere qua l'avatar, ma devo mettere che sono una donna, ok? E un avatar che posso mettere è, boh, uno a caso, metto lei, tanto per. Qua metto la Mercedes, che mi piace. E qua metto sto logo, che non mi dispiace mai. Chiamerò Drash S.PA 2024. Metto un nome così. Lingua italiano e qua non metto niente per il momento. Crea. Ho appena comprato, a dir la verità, la nuova DLC. Qua uso controlli volante. Ok. Automatico semplice. Termina. Ho comprato la nuova DLC del West Balkans. Mi sembra che si dica così. Così si chiamava. E non l'ho ancora provata, quindi la voglio provare con voi. Dato che ci sono questi paesi nuovi, stati nuovi, io volevo provare a iniziare magari qua da qualche parte. Perché no? A Skopje, penso si legga così, in Macedonia del Nord. Quindi confermiamo selezione. Non ho bisogno di conoscere le basi, spero di ricordarmele anche se non gioco da tanto. È stato dato il primo viaggio che è di 113 km e devo andare. Cioè, devo trasportare plastica usata alla STIP di Lisette Logistica. Lo farò in live, parto con la live e voi, cioè non cambia niente, vedrete i riassunti della live. Partiamo. Dov'è l'uscita? No, è dall'altra parte l'uscita. Stavo già sbagliando. Ok, di qua. Sono le 5 di mattina praticamente. Oh mamma, devo risistemare tutto qua. Qua a destra. Ah, ho iniziato in Macedonia. Spero che si tenga la sinistra, cioè come in Italia, la destra. Non c'è nessuno, devo togliere sta freccia, ok. Qua verde a destra. È il primo viaggio per quest'anno, raga. Comunque è la prima volta che gioco a cosa stavo dicendo? Euro Truck con il nuovo computer. Infatti gli FPS sono molto alti e funziona molto bene, anche la qualità. Su quello vecchio giocavo con medio qualità. Ancora 23 km, qua devo fare attenzione perché non voglio fare danni, voglio fare una carriera seria. Siamo a Stip, cioè sono a Stip. Sono a Stip, qua c'è una persona. Qua
Qua c'è il passaggio del treno. Dai, non mi dispiace. È fatto bene. 7 km in mezzo alla natura. Qua a sinistra è il primo viaggio, con sul nuovo profilo e sul 2024. Ok, qua dove devo andare? Qua al fondo. Provo a fare anche i parcheggi perché ho un obiettivo mio, se non è troppo difficile. E fare i parcheggi. Vediamo dove me lo fa mettere. Ok, no. Ah, è troppo stretto, faccio sto qua. Ok, procedi all'area di scarico. Ok. No, dai, magari ce la facevo. Sembrava più piccolo dalla mappa. Vai. Scolleghiamo. Adesso mentre... Ah, ok. 113 km, 1 ora 27, 56 litri. 1.414 euro, 128 punti XP. Continuo. Adesso vedo di prendere un nuovo viaggio. Ah, questo è il tuo quartier generale. Non ho ancora niente, ma arriverò molto in alto quest'anno per prezzo per distanza. Questo mi paga 19 al chilometro. È da Skopje fino a Elbasan. 306 km. Dai, prendiamolo come secondo viaggio. Ok. E partiamo. Ah, voglio solo vedere un attimo cosa trasporto. Cosa trasporto? Cosa si schiacciava? Trattori 11 tonnellate. Andiamo. Andiamo, andiamo. Di qua è l'uscita, dai, non farmi sbagliare di nuovo. Sì, è di là. È abbastanza lungo sto carico. Non si scherza. Oh, devo accendere le luci, se no mi butta fuori. Le ho accese? Ok, così le ho accese. Sì, sono accese, mi sa. Ci passo? Ci passo? No, non ci passo, secondo me. Forse sì, al limite. Me la rischio? Me la rischio. Sì, ci sono passata al limite. Ok. Ma dov'è l'uscita? Qua tutto libero. A sinistra. Ok, mamma. Ho frenato in tempo. È strettino lì. No, ho sbagliato strada. Vabbè. Mi faccio 80 km in più. Dai, controlla questi documenti un po' più veloce. Perché non li apre? Buon viaggio. Vai.
Ah beh, si è buggato. Si è buggato. Top. Siamo in Albania. Mai stata. Qua un altro controllo alla frontiera. È dura, dura. Ok, questo si è alzato, non si è più buggato. È tutto in ordine, buon viaggio. Qua non ci sono le righe di mezzo. Ci sono i tornanti. Devo fare attenzione. Che bella vista! Ma che bella vista! Vabbè, no comment. L'ultimo chilometro. Ok, c'è un nostro collega che è uscito così senza guardare. Non l'ho toccato, l'ho sfiorato. Dai, facciamo quello difficile. Faccio quello difficile perché mi devo allenare. È lì in mezzo. Proviamolo. Dall'altra parte. Se riesco a farlo, sono una grande. Ok, se riesco ad entrare di prima manovra. No, non riesco. No, al contrario. Così. Vai piano. Dai, quasi. Se mi dà il verde, il top. No, non mi dà il verde. Poco avanti. Poi indietro. L'ho messo abbastanza bene. Sgancio. Me la son cavata. Secondo me. Ma perché? Non era, non è giusto messo qua. Mi hai tolto il verde quando io ho schiacciato la T dopo. Ho fatto eccellente. Ho preso 6.000 euro, ma doi, niente male per un viaggino. 455 punti XP e ho consumato 182 litri di gasolio. Ok, dai, i primi soldini. Qua facciamo in ordine per mettere per aggiungere le cose. Che ne dite se andiamo in Cipro? Mi, qua dobbiamo prendere la navetta. Quasi quasi lo faccio. 13 all'ora. Questo è 14. Sì, ma per 100 euro facciamo questo qua, dai. Andiamo in Cipro. Qua cosa trasporto? Cartone tramato, 19 tonnellate. Andiamo a Pafo, alla GNT, e ho tempo 10 ore. Questo è il mio DAF XF e partiamo, accendo solo le luci. A sinistra. No, 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 no. Mi. Quasi quasi prendevo il palo.
L'ho preso, questo qua sulla destra. Vabbè, raga, non importa. Qua a destra perché per i camion di qua. Qua c'è un'altra frontiera. Un'altra frontiera. Ah, ritorniamo praticamente in Macedonia, penso. Controlli. Qua ne ho un altro, mi sa. So. Firom? Non è la Macedonia? Penso di sì, dai. Quella bandiera mi sembra della Macedonia. Ditemi se sbaglio, perché posso essere negata in ciò. E dai. Eutrax, cosa cambia? Io vado di qua. Vado di qua dove ci sono questi uomini. Buon viaggio. Sono a Salonicco. Qua a destra. Vai. Ok, qua devo prendere la nave, mi sa. Qua a sinistra. O piano. Dai, passa. Ok, sei passato al limite. È passato al limite. Andiamo Cipro. Al Limisso. Facciamo un bel viaggetto. Dove devo andare? Sempre dritto. Sempre dritto. Guidare a sinistra. Ah, si guida a sinistra qua. Ma veramente? Ma io questo non lo sapevo. Oh, sono andato a sbattere davanti. Facendo la cosa giusta? Non lo so nemmeno io. Ma è stretto! Perché è così stretto? Ma è tanto stretto! Ok, vabbè, ho preso. Ho preso qualche cono. Ho preso qualche cono, sì, l'ho preso. Devo andare di qua. Ok. Qua, al contrario, allora dovrei fare. Sì. No? Dove devo andare? Ok, di qua. Qua. Frena, frena. A destra, ok, mantenendo sempre la sinistra, e qua a sinistra, e qui, ok, sono arrivata, andiamo dove vuoi, proviamoci, proviamoci, devo esercitarmi, ci provo,
Posso fare una roba tipo più facile. Tipo fare tutto il giro e uscire dritta direttamente da là. Adesso vediamo se riesco. Se non mi incastro. Ok, per adesso non mi sono incastrata. Neanche qua. Molto bene. E qua mantengo. Sì, così è molto più facile. Mi prendo anche tanti punti. Vai. Buono. Stacca. E un altro viaggetto è fatto. km fatti. Gasolio 235 litri, 6.639 euro e 515 punti XP. Andiamo avanti. Adesso prendo un altro viaggio. Devo sapere una cosa. Faccio questo, andiamo in Serbia. Sì, dai, andiamo qua. Riprendiamo il traghetto. Ok, così si vede meno. Quindi noi qua portiamo un serbatoio di 11 tonnellate. E abbiamo ancora 10 ore. No, ancora 70 ore. Ce ne abbiamo di tempo. Quindi partiamo. Sono 1.620 km. No, ma è un camion con volante a destra. Io non me la cavo così. Vabbè. Allora, quindi questo lo devo mettere di qua. Ci provo. Perché poi sarò anche nell'altro stato. Mi sarà un casino. Aspetta, ma qua si va in contromano? No. Non si va in contromano. Ma dove devo passare? Ah, sono sulla 3 libera. Prendiamo sto traghetto. Altri 2000 euro, ma non sono miei, sono del mio titolare. Qua andiamo a sinistra, non. Qua la strada penso sia normale. Mi sto quasi abituando a guidare col volante da solato. No, scherzo, è bruttissimo. Qua a destra, Nis esplorata. Nis, non so come si legge quella centola. Qua a sinistra. Ma io ci sono già stata qua, mi sa. Non lo so. Hai trovato un'agenzia per la. Ah, non ci sono stata allora. Frena, frena. Devo andare qua a destra. Mi sa di sì. Sì. Anche qua faccio il parcheggio difficile. L'ho fatto difficile, mi sa. Dove devo metterlo? Ah, lì. Dai, non sembra così difficile. Così dovrebbe essere giusto. Ok, adesso vado all'indietro e dovrebbe essere giusto. Vai dritto. Un po' più in là, leggermente. Ok. Rimettiti dritto. Vai. Sono straconcentrata col parcheggio. Perfetto, sgancio. 482 km, eccellente. Un 236 litri, cioè 238,6 litri di gasolio.
7.544 euro e 572 punti XP. Molto, ma molto bene. Qua un altro punto da mettere. E ho fatto 24, più o meno 22.000 euro puliti in questa live. Niente male. Vi dico anche quanti chilometri dovrei aver fatto. Vado a leggere. Io oggi ho fatto un totale di 1.481 km, che è niente male. È arrivato il momento di chiudere il video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento con scritto quello che ne pensate o dei viaggi che volete che io faccia. Inoltre, se vi va, seguitemi su Twitch per vedere tutte le live. E ringrazio ancora una volta per la visualizzazione. Buona giornata o serata a tutti.